Sì, questa dei finanziamenti alle piccole e medie imprese fino a 150.000 euro attraverso Confidi, che è una peculiarità della nostra regione e di poche altre regioni come l'Abruzzo e la Toscana, l'azzeramento di questo ulteriore passaggio burocratico è uno dei nostri cavalli di battaglia. Insomma, abbiamo presentato in regione il 10 maggio del 2017 una mozione che è stata discussa nel settembre di quell'anno e purtroppo bocciata, in cui chiedevamo proprio di tornare ad essere come tutte le altre regioni d'Italia, in cui non c'è bisogno di questo passaggio, ma l'accesso al credito fino a 150.000 euro è gratuito, soprattutto, ed è diretto. E solo che cosa è successo? Che la mozione, la nostra proposta è stata bocciata. Noi l'avevamo presentata in tempi non sospetti proprio per aiutare i nostri piccoli imprenditori, piccoli e medi imprenditori, gli artigiani. E adesso è diventato un tema da campagna elettorale, insomma, purtroppo strumentalizzato in un momento di grandissima crisi, ed è inutile che ne parliamo più diffusamente perché sappiamo benissimo cosa sta succedendo nel nostro paese e ci saranno dei risvolti economici. Certo, è una buona idea che torna fuori adesso, però è spiacevole che sia cavalcato in un momento di grande crisi, crisi economica, crisi sanitaria, eccetera, eccetera. Quindi forse andava affrontato quando l'abbiamo proposta all'epoca, insomma, solo che il giorno della discussione, al momento del voto, Carloni non era presente, per intenderci. Ecco, adesso questo comunque snellirebbe un po' le procedure, almeno per gli imprenditori potrebbe, o il piccolo imprenditore potrebbe essere una buona boccata d'ossigeno comunque, però non basta. No, sicuramente non basta, quindi il governo deve continuare a mettere in campo risorse per la piccola e media impresa, in parte lo sta facendo, speriamo che riesca a dare un'iniezione maggiore di liquidità, però è anche vero che le proposte che si fanno devono essere sostenibili, perché quelle del 10% direttamente addebitato sui conti in base ai fatturati degli anni precedenti ad oggi per l'Italia non è sostenibile, quindi ogni proposta deve essere bilanciata bene, anche per non lanciare questioni che possono essere allettanti, ma non si possono realizzare. Quindi, questa invece dell'azzeramento dell'intermediazione dei confidi si può effettuare subito e sarebbe un piccolo aiuto, non l'unico e non è sufficiente.